si scioglie. Cerchio Ifior attraverso Tullia e Gian, guida. Come avviene la dislocazione degli archetipi? I maestri rispondono che l'archetipo permanente invia la sua vibrazione ben solida, sicura, perché deve guidare l'evoluzione della razza, verso la materia sottostante, giungendo all'eterno presente, ossia allo sviluppo della realtà così come l'assoluto ha già immaginato che debba essere, tenendo conto di tutto quello che accadrà. Inevitabilmente l'archetipo permanente deve modularsi tenendo conto dell'eterno presente, altrimenti sconvolgerebbe il disegno se la sua vibrazione non fosse in armonia con l'eterno presente. Quindi l'archetipo permanente si modula e modulandosi si trasforma e arriva alla materia sottostante, alla materia costituita dai corpi acasici in via di formazione, di strutturazione degli individui che si stanno incarnando. Li attraversa e arriva a contatto con gli archetipi transitori e risuona in essi, mettendo in movimento la materia che li forma. Ma poiché l'archetipo permanente è una vibrazione molto complessa, una vibrazione molto forte, in qualche modo diviene una sorta di lampadina e l'archetipo transitorio diviene una sorta di falena che si muove verso la luce proiettata da questa lampadina. Per questo i maestri ripetono che l'archetipo permanente fa da traino all'evoluzione dell'individuo. L'archetipo transitorio resta così in movimento al suo interno, non è statico, immobile, non lo può essere, perché riceve le due spinte contrastanti secondo la dicotomia che accompagna tutta la creazione, tutto l'individuo e tutta l'evoluzione. Una spinta è data dall'attrazione verso l'archetipo permanente e un'altra dalle vibrazioni che provengono dalle esperienze fatte dagli individui che hanno creato l'archetipo transitorio. Arrivano così le controrisposte che tendono a modificare e a mettere in maniera diversa la materia dell'archetipo transitorio che è già in movimento. Ed ecco che attraverso questo scontro di vibrazioni avviene una trasformazione nell'archetipo transitorio, il quale si scioglie dando vita ad un nuovo archetipo transitorio.